tiriamolo fuori. Dash! Sono ma io non ho capito perché fanno sempre quest'intro a Dash. Ma quindi le pizze tizie arrivano qua? Siediti, dai. Sono rock. Siediti. E anche Tim ha deciso di lasciare il gruppo, quindi siamo rimasti in due. Ragazzi, c'è crisi e ogni puntata ne va via uno, cioè non so cosa stia succedendo a questi ragazzi. La prossima volta forse andrò via io. Quasi quasi mollo. Si tratta di saltare... Dove? La corda. Ah, abbiamo un nuovo membro. Eccolo, il nuovo membro! Tiziana! Tiziana! Tizianal! Tiziolano! Tiziananas! Ok, ma Stash, che fai? Che stai a fare? Ma che monkey fanno? Non si fa così. Uno! Fanne uno! Così, vince chi resiste di più, potete saltare come credete. Praticamente abbiamo fatto questa cosa perché ho letto su la descrizione di questo divano dell'IKEA che è un divano a tre posti. Allora abbiamo detto, ok, allora non possiamo più fare le reaction in quattro. È illegale, quindi, come le auto. Adesso, esatto, ci alterneremo perché è un divano da tre. Sì. Quindi noi rispettiamo le regole, sì. La legge IKEA. Arrivano i vigili? Metti che facciano un controllo. Il principe è elegantissimo. Stash è un bambino con la corda. Secondo me Stash. Ha vinto Stash? Madonna mia. Allora, intanto la corda va dietro. Neanche quello. Che però il principe c'ha uno stile innegabile. Sì, è più elegante. Tu sei un po' più rigido. Oh mio Dio. T'ha a posto, principe? Prima foto che di copertina è il principe così. Guarda che carino il principe. È teso. Il principe sembra una di quelle bambine. Sì, treccine. Le treccine, sì. Non sanno più cosa inventarsi per metterli in imbarazzo. Che gioca al gioco della campana. Ah. No. Io sono sempre più scioccato da queste intro. Invece, ma manca un cuscino. Cosa fa? Perché voleva farlo tipo incrociando, non c'è. Si è impigliato e per togliersela inizia a fare saltiamo. Come quando sbagli un passo di danza e inizi tipo a fingere che sia voluto. Un abbraccio agli amici palermitani. Maria è così, eh? Non la fa quello la gente. Ma cosa c'è lì? Cosa fa? Sai che cos'ha lì? Le locandine del nostro spettacolo. Ah, le locandine del nostro spettacolo. Ve le faccio vedere. Sono sicuro che abbia proprio queste. Grazie Elena. Comunque, già che ci siamo, volevo ringraziare, fra tutti i ringraziamenti che ho dimenticato, un sacco di gente perché non avevo preparato il discorso durante lo spettacolo. Allora lo faccio qui. Basta! Voglio ringraziare. Fermatelo. Voglio ringraziare Elena. Grazie, vieni, Elena. La nostra salvezza. Oh, wow. Sempre più. Raga, so già chi esce. Io non lo so stavolta. Sa che di un altro adesso sei. Tua madre va dicendo che. Ma tua madre anch'io. Ma infatti. C'è un ragazzo, sono io. Sono io il tuo ragazzo. Nessuno sa chi sono io. Io lo so chi sei. Sei il figlio di Gigi D'Agostino. Chi sei? Goku non lo sai, però presto lo scoprirai. Esatto. E poi tu scomparirai. Cioè, ci siamo mai soffermati a riflettere sul senso di questa frase? No, il senso è che lui poi muore. Cioè, lui, quando affronta la sua famiglia che torna sul pianeta Terra per ucciderlo, scopre di essere un Saiyan. Poi muore. Quindi scopre chi è e poi lo ammazza. Quindi, in pratica, tu la prima puntata che guardi Dragon Ball hai avuto lo spoiler più grosso dell'intera... Esatto, la sigla spoiler. Season. E peggio dei commenti sotto i nostri video. La sigla che ti spoiler. L'amore sono Luca, sei bello? Come sempre non riusciamo a leggere. Cioè, allora, durante le canzoni potete riprendere per più tempo le facce degli altri, tanto bisogna ascoltare. Esatto. Lorena, vuoi dire qualcosa? Alex. È Franz. Ma Alex è Franz o è Alex? Una bella domanda. Sono quelle domande esistenziali che ti poni da quando sei nato. Prima l'uovo o prima la gallina? Chi ha creato l'universo? Cosa c'è dopo la morte? È Alex o Alex è Franz? Walking your rainbow. Strawberry lipstick, state of mind. State of mind. Walk through fire for you. Just let me adore you. No, è incredibile sto ragazzo. Ah, volevo ribadire un concetto perché ho letto un po' di commenti. Tipo che Dario... Come fate a dire che Dario è così bravo? Come fate a dire che è Serena è brava? Sì. Come fate a dire che Carlo è il meglio di tutto il mondo? O l'espressività e quella roba lì. Allora, noi facciamo dei commenti che sono dei giudizi personali dettati dalle nostre conoscenze e dal nostro tecniche gusto e dal nostro gusto personale. Ovviamente non sono legge, cioè ognuno può pensare un po' quello che vuole, no? Quindi non vi arrabbiate, voglio dire. Non vi seguo più. Mancano tre puntate al finale. Madò, tre puntate, finalmente!
1-0 per Lorella e Raimondo. Non mollo perché non mollo, perché Nunzio in 6 puntate non ha mai vinto un punto. Assurdo, eh? Non ha mai vinto un punto. Però è ancora lì, cioè l'assurdità del meccanismo di questa... Lo schiera contro Michele. Di questo programma, no? Sì. Che non vinci mai un punto, ma continui a rimanere lì dentro. E tipo Carola invece è già uscita. Grazie. Michelle. Wow! È anche un bel ragazzo Michele comunque, no? Sì, è affascinante, sì, è particolare, è un viso particolare. Sarà una prerogativa di tutti Michele. Ah. Ah, la nuova coppia del prossimo anno sarà Michele e Michele. Finalmente un pezzo con uno stile diverso. Belle quelle scarpe, le ho sempre volute avere, guarda che vero. Bello. Difficile jeté consecutivi, sì, così, sempre con quelle scarpe. Comunque mi sta piacendo. Sta unendo passi di classico, tecnica, allo stile del... Sì. Madonna, che controllo! Che appiglio! Ma che del cappello! Bello, carino. Quello è nudo, in realtà è proprio completamente nudo Nunzio adesso. Non so se ti ricordi, Maria. Ah, posso dire che fisicamente ti sei... Ah, che bello, eh? Robustito. Oh mio Dio. Perché gli hai detto? Ma no, dai. Già è troppo umile. La maestra, tra tutte le cavolate che lei dice, ha detto pure che Nunzio è fisicamente brutto. Fossero tutti brutti come Nunzio. Intanto, cavolate. È proprio un galletto, guarda. Ma non bacetti alle manine. È proprio un galletto nel pollaio. Siero. Sì, Ale, dire a un ragazzo che è brutto fisicamente è un ragazzo che non ci può fare nulla. Ma la smetta! Che non mi piace fisicamente perché è secco lungo. Ale, che è un po' come te del resto. Ha anche 19 anni. Non lo leggi. Non hai 19 anni, siete uguali. Siete uguali. Uguali, secchi lunghi. Che però ce n'è. Come Stefano, per esempio. Stefano ha un fisico, a mio gusto, molto più... bellezza. Ci vediamo stasera, Stefano, tanto. Guardalo! Vabbè. Va bene, Nunzio, fai vedere i muscoli. Muscoli. Ma senti le altre. Madonna. E Miguelino secco. Ma si deve ancora formare, secondo me. Quanti anni ha? 17? Certo, no, l'ha detto prima, sei stata attenta. Ah no. L'acqua dietro, nice. Bella le fasce, come al solito. Bella Francesca. Vabbè, ma... Ah, ma qua punto facile. Eh sì, fa votato. Dopo l'ultima volta. Nunzio è ancora lì perché c'è Francesca dietro. Però anche lui nell'acqua ci voleva. Ma infatti. Boh, ragazzi, io sto guardando le ballerine. Dietro figo, sì. Oh, è caduto? No, fa sempre quella cosa di giro e poi dal colpo di testa va giù. Ti immagini che poi ha bevuto un sacco di acqua tutta la coreografia. Esatto. Posa finale, non riesce più a trattenerla. Volevo fare i complimenti al nostro direttore artistico perché devo dire... Stefano. Bravo. Bravo. Decisamente Michele ha vinto. Ovvio. Ma proprio stracciato. Quando c'è Michele, c'è Michele. Quando c'è Nunzio, ci sono Nunzio tutte delle qualcosa. Belle ragazze. Ah, ecco, l'ha detto, È verissimo. Vabbè, Michele dietro aveva una schiera di ballerini anche lui comunque. Sì. Giro. Sto giro qua sì. Però io non ho neanche guardato uno. Però anche è dietro, Dice Michele, uno pari. Per farmi stare meglio e non accetti che sia un controsenso. Se in mezzo alle strade, se in mezzo alle strade, o nella confusione, Però carino quanto li sfida così i duetti. Ma Alex e si spaccano insieme. Infatti. Anche l'altra volta. I brividi! Dove sei il tuo nome? Una lettera per volta vorrei bere. Beh, carina comunque. Colpa tua! Mi hai dato troppi problemi e continui a trattarmi ancora! C'è proprio che E se il tuo nome belli questi stivali da cowboy. Non stanno molto bene però con no. Ragazzi, soddisfatto? Ancora, non sono riuscito a leggere il cartello. Luigino ci piace. Il tuo
forse perché di noi non ne parla mai nessuno. Vediamo come la fanno loro. Appena si si apre bocca esplode. Non ci siamo mai detti le parole. Cosa ma l'hai scritto tu questo programma? Cosa ho detto, ragazzi? Hai studiato De Filippologia. Piovesse il tuo nome io una lettera per volta vorrei bere. Sono più melodici loro. In mezzo a mille persone. A me piaceva. Non mi spiacevano gli altri, forse. No, erano bravi, eh. Ma senza te chi sono io? Un mucchio di spese pirate. Bello questo mix. Stazione dopo stazione, se non scendo quella giusta è colpa. Wow, no, più bravi loro. Ragazzi, cioè, non è che, no, in realtà è improprio dire più bravi loro. Infatti, in questo caso, no. Questo mi correggo perché stavolta sono stati bravi anche gli altri. Niente da dire. È importante. Però per questo personale, oh, ma sta pizza? Michele ha fame, dagli da mangiare. Mangiare una pizza con il pane. Una pizza con il pane. Che tipo di pizza è? Pizza al pane. Su sfondo non l'avete commentato, ma non avete detto che quello è il simbolo di Flash o di Shazam. Io ho detto che è il simbolo di Gatorade. Cioè, palesemente, guarda, sto facendo. È Gatorade. Perché più lontana. Comunque questa canzone non mi dice niente. È veramente troppo sentita, no. Troppo. Non sapete se il dettaglio vedi Tiziano Ubriaco in spiaggia che la cazzo. Mi fa proprio schifo sta roba. Due giorni fa. Esatto. Attento. Schiererò più spesso il repertorio perché è giusto che chi ha la possibilità di fare determinate cose le faccia. Repertoire? Repertoire. Ma perché a Carola non ho mai fatto fare una variazione per il pavimento? E vabbè, ma gli metti il linoleum. Andiamo. Buono. Gabriol. Bella Gabriol. Guardalo. Guardalo. Con quale sicurezza, con quale equilibrio. Su sto pavimento voglio vedere. Bravo, bravo. Questo pavimento è terribile. Bravo, Miki. Sì, sì. Meglio, è una piroetta. Sì, 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 sì. Su quel pavimento sfido chiunque. Eh sì. Ah. Wow. Bello. Oh, ah, dai. Peccato. Vabbè. Dai. Bravo. Quasi quasi perfetta. Sì, 9. Dire tantissimo. 9. Ci poteva stare forse se vogliamo trovare sempre il pelo nell'uovo. Dobbiamo, però, ragazzi, è il nostro lavoro qua. Forse un po' più di personalità negli accenti, negli accenti del Don Quixote. Il Don Quixote è molto caliente, molto spagnolo. Sì. Domani non lo so, ma chi se ne fotte, non ti tienimi stanotte. Voglio la pizza. Pizza, pizza, pizza. Sei l'ultima, la prima volta. Stanotte. La mia classifica su queste tre esibizioni è Michele, Luigi e LDA. Sarà così. Ma magari LDA ci stupisce, non bisogna essere prevenuti. No. Abbiamo già sentito. L'abbiamo già sentito. Quindi ti è piaciuto, insomma. Insomma, ti ha colpito, ti è rimasto impresso. Votate per chi volete che rientri immediatamente in partita tra... Stupefacente quanto riusciamo a cambiare questo programma seduti su un divano in questo stanzino. L'altra volta che hanno fatto che sono usciti, si sono messi d'accordo, ragazzi. Quando ho visto quella scena ho detto, ma no, mai fatto finché non l'abbiamo detto. Meno male. Ma anche perché non potevano dopo quell'esibizione eliminarlo. Sarebbe stato un insulto, un insulto al mondo dell'arte in generale. Gola secca! Inder. LDA. Comunque c'ha proprio una foto da spaccone, LDA. È così. Solo il mento e un pelino di occhi si vede. Ho avuto un momento veramente dove stavo tanto 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 giù. Madò, chiuso lì dentro da settembre. Sì, io sarei già impazzito. Dopo un mese, no, ciao. Ma chi me lo fa fare? No, però purtroppo... Con l'ansia, la tensione, tutte le settimane di esibirsi, stare davanti alla telecamera. Però sai cos'è? Da zero all'assù, in così poco alla fine. Sì, sì. È difficile anche da gestire. Da gestire. Poi sono giovanissimi. Sì, sì. Ora che non avrai più paura di... Che bello, ragazzi. Lontana dai miei sbagli. Ma tu sei distante. Che bravo sto ragazzo. Al quale spero che dia la sua veste personale. Adesso che entra con la sua veste. Loro due. Veste vestaglia. Personale. Che strumento ha? Uno carina. Flauto. Clarinetto. No, poi sul serio le pizze. Se ti fa comodo.
adesso sbagliati. Bravo, anche qua bravo, molto bene, però ho preferito Alex. Bella senza rima. Però ha fatto la sua performance, eh. Oh, è stato molto espressivo. No, dai. Casa amici. Finalmente un po' di danza. Ma che noia, che bello. Carino. Che cosa sta succedendo di sotto? Ho paura. Non hai ieri, non hai domani. Adesso chiù. Però non hanno ballato. Ma non inquadrano Albe. Ballate un po'. Grandi mani senza fine. Nunzio sta facendo qualcosa di diverso, forse. Allora si sono messi. Forse qualcosa di modern. Si sono messi le loro vesti personali. Allora. Porta della luna. Però ha fatto una presa. No, però. Luna e stelle, tu per me. Guarda che Albert, no, dai, non è giusto. Tu per me sei. Oh. Oh. Voglio avere. Bacino sul nasino. E guarda Albe. Albe. Ha guardato Albe palesemente. Vabbè, raga, è già finito. Ma non ha ballato quasi niente. Ha fatto due prese facili. Cioè, è stato molto scenografico, simpatica l'idea. Ma era semplicissimo. Cioè, è cioè, un po' elementare. Giochi con l'occhiale. Ma intanto, più che un balletto, ho visto una scenetta. Ma infatti, una scenetta. Capisco che un pluripremiato come Nunzio, che non sa fare il moderno, ostacoli Serena, che potrebbe fare molto di più. Bastava farla ballare da sola. Bravo. Bastava o lasciarlo trovare nel letto. Cioè. Ha sempre qualcosa da ridire. Non lo capisco. O ballo il mio e mi dice sempre qualcosa. O ballo Casa Pianello e mi dice sempre qualcosa. O ballo Casa Pianello. Ballo Casa Pianello. Non è modern, è Casa Pianello. È lo stile che si chiama Casa Pianello. Cioè modern, sì, classico. Sì. Casa Pianello, hip hop. Io lo amo. È assurdo che io dica quello che penso, secondo Ma cosa te? Dice quello che pensi? Parla lei e tu accetti il suo giudizio. Non è che devi sempre ribattere dicendo. Ma sì, fa scassare. Faccio questo pezzo con Elena e Francesco e sono rimasti scioccati. Perché dice un ballerino di latino che fa queste cose bene, in questo non benissimo, perché non è il suo. Non lo sai ma fare. L'ha fatto. Ma chi l'ha detto? Chi lo dice? Lo dice lei. Lo dico io, certo. Bravo, ok. Mamma mia. Ormai gli allievi sono più, son più maestri dei maestri. Cioè, è veramente imbarazzante. Ma infatti, brava, Cele, brava. Questo ha ragione Cele. Non è la stessa scenografia di Caro, no? Super epico, il dio greco. Presto al cinema. È un trailer. Bello! Che esorcista, adoro. Dai, fateci vedere. Questa ragazzi. Musica dei Two Steps from Hell. Ragazzi, non c'è proprio storia. Puoi fermarti, guarda, hai già vinto. Sì. Mickey, va bene così, grazie. Bastano 20 secondi. Vai! Guarda che elevazione, che sospensione. Che linea. E ha già fatto tre stili diversi. Ragazzi. Boom. Wow. Vabbè. The best. Bravo. Dove sono le mie pizze? È che il nostro, brutto o bello che sia, è farina del nostro sacco. Dai, Todaro, Stortaro. Dai, non c'è storia, avete perso. Non ce n'è proprio per nessuno. Non troviamo dai. School. Prima di tutto, lui fa delle coreografie mie e quindi non possiamo dire la stessa cosa di te. Bada boom. Io non prendo i meriti della bravura di Michele. Io dico che Michele è bravo, è diverso. Era già bravo. Io non prendo i meriti. È venuto che era già così. Sì, questo è vero. La diretta non gli ha dato niente, vero. Perché lui era già un fenomeno. Al massimo può farlo, come dire, metterlo in rilievo con le coreografie. Con delle coreografie adatte per tirare fuori il suo potenziale. Quello che secondo me non ha fatto con Carla. Falle tu qualche coreografia di moderno o di classico o di tango. Ma che c'è? O di flamenco. O di Casa Pianello. È bravo, non è merito tuo. Tutto. Ma non l'ho mai detto che è merito mio. Ma cosa vuol dire? Ma poi cosa vuol dire? Il Todaro è un po' bambino. Ma Todaro veramente, ma cosa vuol dire? Cioè, è merito tuo se Nunzio è bravo perché è stato tuo allievo da quando è bambino. Perché è merito di Todaro se Serena è migliorata. Se no, perché Todaro non gli ha mai fatto una coreografia di moderno. Esatto. Cosa sta dicendo? Poi, a prescindere, che discorso è? Non c'entra un cavolo di niente. Su un brano del genere, quando c'è una musica così epica, è facilissimo sembrare sottotono. Bravo, questo è vero. E tu addirittura l'hai quasi superata a un certo punto.
punto. No, no, questa esibizione era veramente... Forse una delle migliori oggi che abbia fatto lui. E Serena e Nunzio, perché dopo aver visto il nulla direi che sia il caso di vederli ballare, almeno Serena. Ma lei sa che non è una coreografia mia, quindi sta andando a puntare il dito sul lavoro di altri professionisti. Era facilissima. Chiunque l'abbia fatta ha fatto un lavoro che non era abbastanza per poter vincere questa manche. Ma stai scretinando la coreografia? No. Stai scretinando la coreografia? Non sto dicendo né bello né brutto. Sto... È ritornata la lingua. No, perché tu vuoi fare il furbetto e andare, capito, in altre... Gira la frittata, lui, Però sti sfondi basta, ragazzi. Leggerti le labbra. Le tortine labbra. Hai fame? Dai, ma non mai abbiamo ordinato le pizze alle due. Sentire la tua voce, quelle che ti illude, e fottersene adesso. Scala, ma non te lo dirò. A Serena fanno sempre coreografie adatte. Che in cui corre. In cui corre, in cui si muove, in cui può esprimersi, quindi arrivano di più al pubblico. Pensi quando cadi, quando senti le mie mani, ti ripeto. C'è qualcuno nei commenti che ha scritto, ma non avete commentato che corre sempre, che... È vero, corre. Però almeno mi trasmette qualcosa. Ma poi non è che manco fosse Serena a decidere che corre, cioè... Si capito. È la coreografia. Se la prendono con i ballerini. Cioè, allora ragazzi, mettiamo in chiaro una cosa, la bravura di un ballerino si vede non solo dal fatto che corre, non corre, cioè... Possono metterti anche a correre, ma se sei un ballerino e lo fai bene, sarai il migliore lo stesso. Amen. E sono arrivate le pizze. Amen. Cioè, sembra che per essere un ballerino devi fare soltanto di questi salti mortali. Allora, non si può dire niente su questa esibizione, perché comunque era un'esibizione che ha detto il suo. Poi non era pazzesca. No, perché se la confronti a Michele di prima dici... No, dice ha vinto di brutto Michele, ovvio. Però anche i piedi che non ha, le linee che non ha, o la fisicità di Carla che non ha. Però sti c***i, ha funzionato. Esatto. Fa sempre il suo stile, È il suo stile, punto. Cioè, cosa deve fare? Rimanere un passo indietro in ogni situazione. Grazie, amore. Grazie, amore. Grazie, amore. Ma adesso voglio vivere ogni giorno senza chiedere permesso. Non dovete tenere conto. Pizza party. Pizza col pane. Voglio vivere ogni giorno con la pizza a pranzo. E non ingrassare mai. Più chiedere permesso. Voglio andare a avere un po' al cesso. Per avere successo. Successo. Hey, oh. Io voglio bella, 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 bella. Cosa viene lo? Cosa viene lo? Eccola! E allora votiamo l'Nunzio. Guarda, Chef Filiberto già bello agguerrito. Comunque, cioè, Filiberto l'ha pure detto l'altra volta, ragazzi. Cioè, capito? Imbarazzante. Noi lo prendiamo in giro, ma lui semplicemente abbiamo raccontato la verità noi. Mm. Non esageriamo neanche niente quando si tratta di Filiberto. No. Super coreografia dietro. E lui dov'è? Non sta facendo niente. Sta respirando. Se me esce Nunzio, ragazzi. Ma lo spero. Guarda come se la ride Filiberto. Ah, c'è. Rientra immediatamente in partita. Ah, io lo so perché ho scritto il programma. E invece no. E invece Serena. Pubblicità. Nunzio. Io avevo scritto pubblicità posto alla faccia. Comunque la pizzeria, questa crosta, potevi anche non bruciarla così, eh. C'è proprio scritto cancro questo. Esatto. La serata horror. La serata horror. Però guarda lì. Todo è stile. Spacca, Todo. Yeah, yeah. Non riesce a mettersi il cappello? Mezz'ora a mettersi il cappello. È troppo stretto. Oddio. Oddio. No, no, non per il posso gioco. Credere. Dimmi che stanno lì fermi a fare così per 10 minuti. Che... Sasuera, che trash, che... Mamma mia. I ballerini dietro seri. Lui c'è l'airline. Animatore, sì. Da villaggio turistico. Ah, ha un futuro. Sembra lo speaker delle giostre. Una bella sorpresina. Oh, finalmente vediamo questi cartelloni. È la locandina dei coros. Oh, vedi?
No, vabbè. Oddio. Vai Peppa Pig? No. Ma la mano? Che linea? Velocissimo. Vabbè. Trova la mano. La... E l'altra dov'è, Maria? E ne hanno un altro. Questa è ancora peggio. Oddio. Questa se la tiene proprio. Sono tu, sei malato nella testa che hai notato dov'è la... Brava. Brava. Vicino al... Al suo... Al mio... Vicino a dove? Vicino dove? Dov'è questa mano? Dov'è questa mano? Maria? Maria, ma dov'è questa mano? Dov'è? Michele che dice che va a fare la pipì e sta palesemente sta cagando. Cagando. No, lei è semplicemente seduta così e lui dice che sta cagando. La... Ah, ragazzi, ma che bambino. No. Ti vedo sempre più spocchioso, arrogante e limitato. Arrogante e limitato. Forse cioè, ci siamo persi qualcosa nel daytime. Più di tanto sia da te che da Serena non si può pretendere. Ah, lol. Oh. Un fisico definito con una muscolatura lunga e non corta come la tua. Ma dove? Ma quale muscolatura? Corta. Dove? Come ad esempio le proporzioni che non hai. Brutta però questa cosa, gli fa venire i complessi. Sì, cioè... infatti, è veramente deleteria. Sei ignaro di cosa voglia dire essere versatile. Meno male che non c'è team. Affronterai una coreografia neoclassica, così potrai dimostrare quanto sei brava e versatile. Poco impari questa sfida. Madonna. Poco, eh? E sono tutte sciocchezze. Sono sciocchezze sulla questione versatilità, perché ripetiamo, la questione versatilità è una cacata, perché Michele non è che faccia chissà quanti stili, certo. È bravissimo a fare classico, neoclassico, contemporary ballet e boh, il resto ci sono cose che può fare, tipo ballare sui tacchi, insomma, può imparare delle cose, studiarsi delle cose, però in quello lì è forte, in quello lì è bravo. Dario non è forte in classico, però è forte in tutto il però resto, è forte in contemporaneo, con pezzi di acrobatica, in hip hop, in moderno. Fisicità per la danza ci sta, ma nel ci senso sta per che... quello che fa lui, cioè non fa danza, no, classica, però gli, non si fa può i pezzi di repertorio. Gli si può imputare il fatto che non sia una donna, che non abbia un gran fisico definito, bello, certo, estetico, certo. Eccetera, però stai calma. It's a little bit funny. Preso un baleno moderno, ah, okay. Dicendo che lui è versatile perché può fare anche neoclassico. Però lui, ragazzi, ha delle basi di classico notevoli. Cioè, Simone, Simone. This is your song. It may be quite... sicuramente Michele batterà anche lui. How wonderful life is. Cioè, queste braccia un po' allungate quando fai gli scena. Si vede dalle braccia quando tu non hai fatto classico, siccome sei tantissimo. Le braccia, poi un po' sporchino, qualche passaggio. È un indicatore. Qualche quinta, non quinta, qualche attitude che era un po' bassino, grande danno. Sì. È molto teso, perché sta fallendo su degli equilibri semplici che lui normalmente che lui... fa. Oh, è un bel salto. È strano, non è da lui anche solo incespicarsi in queste cose così. Anche qua, guarda. È teso. Raga, l'ha preso in parallelo. Cioè, se glieli fai fare in un altro pezzo, queste cose qua te le fa come non so cosa. È strano. Dopo la lettera della Celentano, L'ha distrutto, psicologicamente. Ragazzi, è sporco, non fa le quinte, non fa niente or. Giri traballa, gli equilibri traballa, però un bel salto. E comunque non sta facendo una figuraccia. Ora Michele probabilmente lo distrugge, lo asfalta. Comunque era veramente teso sulle gambe. Sì. Ogni le cose più semplici che fa. Anche il pezzo non è un pezzo difficile, sono due giri e due salti. Ah, se fai classico, sì. Fai classico, due giri attitude. Due giri attitude, cioè, due giri. Sinceramente. Vabbè, piruettine. Dai, due tour. È un manege coupé jeté. Non stiamo parlando di chissà che robe astruse. It's a little bit funny. È già qua, ha battuto tutti e due quelli che si sono esibiti prima. Esatto. Anche questo fuori asse qua. Poi lui è delicato, proprio sì, come leggero. Guarda questo coupé jeté com'è, ecco. Diverso. Ma magari l'ha preso anche in equilibrio con la roba di Dan e non l'hanno fatta vedere. Bello questo, bello, che apre bene il braccio. Bello, grande. È il pavimento, è il pavimento. Sì. Ah, questo è un doppio tour. Atterrarlo in seconda così non è semplice. Ma Stash, cioè, perché mi inquadrate Stash che è un cantante? Sa, lui, cioè, ma poi un...
guarda come vola, come brilla. Eh beh, ragazzi, stasera Michele è on fire, se li ha mangiati tutti. Faccia stasera, un po'... Sì, poteva essere un po' magari un po' più sognante, sì, a livello espressivo, un po' più, sai, seguire sorridente, più la musica, un po' più... Attenzione. Però lo so, Dario non l'ho visto che ha sfigurato. Oddio, santo. Stefano, non ci deludere. Non si può. Vediamo di Martino. Onestà intellettuale, ragazzi. Quindi il mio metro di giudizio è l'esibizione che ho visto di Simone ed è per questo che do il mio voto a Michele. Che è stato più bravo di Simone, diciamolo. A questo punto sentiamo pure Emanuele. Tu proprio... Niente. Tu proprio niente, perché non capisce niente. Ma neanche lui, infatti, si sente in difficoltà. No, no, ma come fai a non vedere la differenza? Beh, uno dei due era più vicino alla dimostrazione. Era più vicino. No, era più, era meglio della dimostrazione. Cioè, cosa stai dicendo? Mamma Vabbè, mia. Non può dirlo. Non può dirlo, ma perché non lo sa. Cioè, dai. Vince Michele 1-0. Michele, ma ce la fai che hai appena ballato, sì? Tranquillo. È giovane. Ballerino classico si fa tre atti, si fa. È facile. Un allievo ideale. Ma perché non è un allievo, tesoro? È un professionista. The Great Gatsby. Six jets over woodland clay. Nice. These are canapes and not hand grenades, and that's a choice we made. Go USA. Dai. Stasera proprio veramente sto Michele spaccando. È la sua serata, Finalmente. Cavolo. Michele's show. Non capisco perché le scarpe a ginnastica, onestamente. Cioè, per renderlo più per far finta che faccia poi. Un altro stile. Esatto. Dai, dai, dai. Ci sta, ci sta. Però ha fatto tipo quei cosi tutti così che era bello se ci si vedeva il piede steso. Sì, anche ci questo, sono dai. Cose che... Anche questi, dai, queste scarpe. È la nostra coreografia. Anche bello, peccato ce l'abbiano tagliato. Spaccone, bravo! Se mi alzo così io sto due settimane in ospedale. Che altro non ti alzi? Entro la finale di Amici di quest'anno io mi alzo non così. Neanche se si allena un anno ce la fa. Quale finale? Mancano tre puntate, dove vai? No, ti prego Maria, non fargli fare cose. Principe. Io dico che non ce la fa. E sono dello stesso team. Onestà intellettuale. Quanta fretta, ma dove corri? Dove vai? Fidar. Vieni, vieni che ti spiego. Vieni che ti spiego, vieni, vieni, vieni. Dai Giulia. Dai Giulia. Solo con due lire e no. E l'ha fatto anche lui. E l'ha fatto anche meglio. 120 milioni di follower reali italiani. Ti pare che voglio fregarti? Intanto dammi i dati della carta. Sì, ma solo se ti va. Ha. Non vedi che è un... Bello però, simpatico. Non perdere... Hola. Hai capito? Come fai a dirgli che non è versatile? Non capita tutti i giorni di avere due consulenti. Due... No! Carino. Bello. Che si fanno in quattro per te. Bellissimo. Dove Dio la volpe. Dai, stanno spaccando. Dai, sì, stanno molto fresh. Di noi ti puoi... Oh, Alve che balla? Sicuramente, certamente. Grande. Oh, le scappo. Dai, carini, belli, molto bello, belli. Bello, fresh, divertente. Ma, oh, una cosa diversa, che bello. Bravi. Qua a votare chi voti? Forse io direi Alve e Dario. Sì, perché anche comunque è una cosa diversa. Michele, mi piaci tanto questo. Grazie. Ah, però aspetta, la sfida non è con Dario. No, allora, allora no, ragazzi, allora Michele. Però devo dire che Albe, appunto, l'ha fatta sua. Quindi stavolta, sì. Per quanto me Albe non faccia impazzire. Esatto. Da qui fino alla fine, yes. Dovete divertirvi perché... Yes. Yes. Oui. Yes. Aspetta, in spagnolo? Sì, sì. Quindi, punto ad Alberto. Grazie. Celentano, ti è piaciuto come si muove Alpe? Sicuro più di Dario. All'inizio ti muovi di più, poi ti sei fermato un po', adesso hai ricominciato. No, mai smesso di muovermi. Non ho mai smesso di muovermi con Serena, voleva dire. No, cosa canta Luigi e cosa balla Dario? Ammazza Dario, tutti in fila. Lo stanno distruggendo. No, adoro. Ah, ce l'hai anche lui a dietro. Oh, no, vai, così so chi votare. Vero principe? Riesci a riconoscere chi è dalla, ovviamente, dalla silhouette? Io ho individuato le spalle di Elena. Yes, yes, yes. You give me the reason to live. Comunque Luigi è molto interpretativo. You give me reason to live. You give... E infatti... L'hai riconosciuta Elena? Sì, sì. Oddio santissimo. No, intendevo che bravo lui. Secondo me Dario in questo pezzo racconta bene la canzone ballando.
Vediamo che scimmiotterà tantissimo la canzone. Santi che pagano il mio pranzo non ce n'è. Pranzo non ce n'è. Ma quando fame i mercanti come me grande dei loro guai, loro amori tutto so. Ci sta, Mi piace. Un bei passaggi. Amore. Ma ce lo fate vedere, Madonna. No, mezz'ora di Luigi. Amore mio. Avrei bisogno di sognare anche. Hanno inquadrato più il culo di quelle dietro prima che Dario adesso. È imbarazzante. E meno male che briganti come me qui non ce n'è. Come fai? Sai cos'è? Ti fa perdere veramente il filo. Tra i gatti che non han padrone come me. Mi dà troppo fastidio, raga, veramente. Cioè, un po' come se un cantante, no? Facesse, che ne so, a modo. Silenzio. Avrei bisogno. Stessa cosa. La danza è visiva, come la canzone uditiva. All'alba vi. Cioè, esatto, perché poi non è che continua da lì, no. Giustamente la danza va avanti. Cioè, proprio perdere appunto l'energia il del filo, pezzo, ma anche il filo della storia. O come se ti leggessi un libro, no? E salti le parti. C'era una Harry Potter. E quindi è morto. Quindi vince Zerbi Celentano. Chiedete a quelli di Amici, tutti quanti in massa, per favore di non inquadrare le facce durante i pezzi ballati, perché non si capisce. Scrivetelo niente. Proprio sui cartelloni. Dovreste scrivere tipo... No, dietro, ma... lo scrivo. Esatto, dietro. Esatto. Inquadrate... ma un pazzo che va lì, uno di noi, andiamo lì, no? Ci infiliamo, mettiamo nel pubblico, poi nel mezzo che c'è ti butti nudo con scritto sul petto non tagliate i ballerini. Esatto. Svegna, buona chissi, guava. Molto bene. Quella che ha commentato che le coreografie che balla Dario sembrano sempre quelle... No, ti prego, prendiamo i commenti adesso. L'indicazione assistenti di volo. È vero però, ma non è per Dario, è per Peparini. Dai, la Celentano. E un'altra faccia. Attenzione. Dai. Adesso arriva la faccia. Qua che poteva starci la faccia, non me la metto. Me la metto adesso quando balla. Inizia il movimento. Come inizia il movimento? Albe. Cioè, imbarazzante. Comunque, dai, sta coreografia. Sì, ci sta. Qua, sì, qua Peparini style. Seconda grande. Sì. Movimenti su e giù, indicazioni. Esatto. Indicazioni. Peparini è... Sto immaginando di salire su un aereo e vedermi uno che ha di stare composto. Si mette lì, seconda larga. Le uscite di emergenza sono lì. Oh, oh, oh. Prendo la maschera. Il giubbotto salvage, me lo metto, lo gonfio e tiro. E lo scivolo. Io spero Albe, però manderanno Dario perché oggi se l'è prese di tutti i colori. Dici? Infatti. No, ma poverino sto ragazzo. Cioè... Madonna! Cosa succede? Volevo bere senza mettere la bocca, senza mettere tutti i bocci! No, ma il mio punto di vista era fantastico, lui che se l'ha messa a fare sul naso invece che in bocca. Vestito da hostess. Cioè, sempre tocca, ma non ho mai visto un'esibizione di Nunzio al serale senza tocca. Nunzio che swinga, attenzione. No, è meglio qui. Però lo fanno sempre camminare, ma fagli fare qualcosa, dai indignazione. Ma ragazzi, fallo correre un po', no? È sempre uguale, ragazzi. Cioè, questo è un pezzo di eliminazione e lui per eliminazione fa questo solo. Cosa sta facendo? Si tira le botte addosso da solo. In pratica è Nunzio accompagna la coreografia dietro. È vero. Cioè lui il colpo di palla. Ti aspetto in stanza sapendo che tu non ritornerai. Anche una mamma conserva un anello per una figlia che non avrà mai. Scusa! Scusa! Lo suona veramente? Sì, suona un po' piano, dai. Vediamo. Fine. Che figo c'ha... Ah, La La Land! Sì, fai figo senza guardare, mettiamo a sinistra. Ah, adesso guardi, eh? Dai, ma poverino! Vabbè,
quattro note l'ha fatta, dai, carina come cosa. Sì. Però sai cosa? Io l'avrei fatto nel finale. Se avesse suonato alla fine, come chiusura, sarebbe stato più bello, secondo me. Inaspettato. Solo che alla fine sei stanco, quindi secondo me... È vero. Magari ti tremano un po' le mani, forse. Mia, questi giri. Cioè, tutte le volte che iniziano l'inquadratura partono dal corpo di ballo dietro per poi riprendere anche lui davanti. Ma non è lui il concorrente, ma porca miseria. Per votare per chi viene immediatamente salvato. Io ovviamente voterei Dario. Luca. I biscotti, come li faceva la nonna. Vuoi un biscottino? Te ricordi? Cuore di merda. Cuore di merda. I biscotti, come li faceva la nonna. Era un audio che ci passavamo Bluetooth quando c'erano i telefoni quelli. Esatto. Sapete che noi abbiamo 40 anni. Come dire. Pronto carabinieri? Mamma a carico mia. Di chi? Ah, Dario, bravo. La vuoi un biscottino? Assaggia i nuovi biscotti. Cuore di merda. Prodotti direttamente con i frutti della terra. Cuore di merda. Vengono preparati con puro... Ah, sterco equino. Raccolto ancora fumante. I biscotti, come li faceva la nonna. Vuoi un biscottino? Vieni, vieni, che ti do un biscottino. Che nonna di merda. L'avevo dimenticato! Mi ricordi, ragazzi! Te voglio bene assai. Ma tanto, tanto bene assai. È una catena ormai che scioglio sangue di ragazzi, è rosso quanto le tende dietro. Madonna, veramente. Ride pena. Amore, sei emozionato. Penso che l'autoironia è la cosa che dobbiamo avere tutti. Bravo, ciao. Bravo. Non mi fate ridere. Ciao, bella, ciao, bella. Ciao, ciao, ciao. Raga, il corpo di ballo è in eliminazione, dobbiamo guardarlo. Comunque io mi sa che farei fuori Nunzio. Basta. Fa sempre le stesse basta. Cose, adesso basta. Chiude. Ma come anche si fa a diventare Francesca Tocca? Adesso lo scrivo su Google. Come? Praticamente c'è in questa coreografia Francesca Tocca era la protagonista dell'esibizione, poi c'era il corpo di ballo, che erano i ragazzi attorno a lei, e poi c'era un altro che non ho capito cosa stai facendo. Ma veramente, cioè, prova. No, challenge, ci divertiamo, prova. No, io guarda. Peli bianchi. Capelli di merda. Che nonna di merda. non vale, ti sei girato di là. No, io non lo faccio. Vai, sci. Raga, rischio di... Vai, vai. Sci lei beve guardando le tette della sua foto. Che non ci sono. Ma il cielo è sempre. Chi fa il macchinista, chi porta la spesa, chi sta in sartoria, chi lavanderia. Raga. Viene eliminato Nunzio. Ma c'è Giulia! 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 Comunque dai, Lidia sta cantando bene adesso, voi che dite? A me piace Lidia. Non ha mai pianto, ha scoperto quest'anno che gli è successo. Vabbè, capita. Ma lui è un vero uomo, i veri uomini non piangono. Non piangono, sudano. Non sto piangendo, è sudore. È sudore. Sudo anche dagli occhi. È condensa. Minchia. Just Dance. E di nuovo c'è la protagonista, il corpo di ballo e poi uno che non capisco cosa no, faccia. Non è che capisco perché passa davanti alla gente ma che infatti, balla, non dice, oh, sposti, maleducazione. Infatti. Il suo stile, come le coreografie così da sole, non saprebbero di niente se non c'è il movimento dietro. 1, 2, 3. Ti vedi luci, fuochi d'artificio, metto qualsiasi cosa. Fuochi d'artificio. Sì, anche ma perché da sola è limitato. Guarda. Due se passi così. Un passa due. Brava, tocca, ci sei piaciuta. Adesso è la volta di... Ah, sì. Sì, sì. Oh. Ecco, appunto. Vedi, lo sapevo. Addio!
non si è mai aspettata la mucca. Io ho pure. No, cioè, no, ragazzi. Nel senso che. Nel senso, cioè, no, capito? Minga, io ballo casa pianello. Cioè, no, ma no che non perché sono inferiore, perché mi sono difeso bene. Se tengono Nunzio è perché fa veramente personaggio e piace così tanto, perché se tirano fuori lui poi ma non c'è più nessuno che dice cacate. Ah, Gigi adesso gli fa un bonifico, vedi che appena arriva. Oggi esco vincitore. Perché sono uscito contro di te, non sono uscito contro Pinco Pallino. Gli altri sono tutti Pinco Pallini. Cioè, stai insultando gli altri, praticamente. Stai insultando gli altri, ti sta entrando un vasetto lo te. Io mi sono più siciliano. Guarda, ma tu sei siciliano, io no. Se tu oggi mi butti fuori, devi spaccare il culo a tutti. Stai buttando fuori Annunzio. Stai buttando fuori Annunzio, non so se tu... Stai buttando fuori Annunzio. Ma che sto di... Cioè, stai buttando fuori Annunzio. Il migliore! Cioè, se butti fuori me, gli altri, facile. È facile. Cazzo, ma sei stato un amico, fratello. Una cosa allucinante. Chi direi, senti bello, ma stai zitto. Cioè, minchiate proprio nel giro di pochi mesi. Ma minchiate allucinante, quanto l'abbiamo fatto? Ma che minchia è sempre presente. Ma minchia. E sono uscito veramente bene. Vedi che l'idea entra, lo chiude fuori. Sfiderei chiunque a fare quello che ho fatto io. Non lo fa nessuno. Ma cosa? Ma tutti perché? Quelli che stanno lì stanno facendo. Vabbè, però, meno male che hai detto che hai migliorato in umiltà, eh. Cioè, sfido chiunque a fare quello che ho fatto io. Niente, ma va a cagare, ma scusa. Ciao, Nunzio. Io mi spaventerei. Oh. Ah, scusa, sei tu, Mario. Allora. Cioè, non me la mangio, perché se me la mangio sono un coglione. E allora? Perché ho fatto il mais. Ho capito, ha fatto il mais. Sì, ho fatto anche il mais. Ho fatto il mais. Gioco bene. Niente, sono un giocatore, ragazzi. Sei un giocatore. No! Sono però... un giocatore, pazzesco. Esci tu, Luca. Oddio. Guarda la faccia di Nunzio. No. Sì. No, Maria, Luca, no, però. Nunzio. Luca, no. Ma perché devo uscire? Perché devi uscire tu? È lui. E non so chi tiene giudici. Non giudici. Mi interessa, devi stare qua. Ascoltami, tu. Ascoltami. Oh, ma che cazzo è? Perché devi uscire tu? È una massacra. Perché devi uscire tu? Però devi cercare di essere in questo momento rispettoso di Luca, no? Sì, ma io non so, cioè non... Lo so che non è mancanza di rispetto e che pensi che non sia giusto, no? Però non deve essere Luca a consolare te. Come sempre. Come sempre, al contrario, il programma. Il fatto che non sono più Luca, quello di prima, quello che c'è stato al pomeridiano. Boh, effettivamente magari l'idea si è anche rotto le biglie di stare lì e ha magari proprio chiesto alla produzione di essere buttato fuori, eh. Cioè, è proprio stanco. Infatti l'idea era perché tranquillo, se, sei visto se prima era stato, rassegnato, era tipo... No, no, ma se non ci parlava lui... E l'idea ha detto che è stato male tutta la settimana. Ha detto forse... Magari veramente ha chiesto alla produzione, io voglio uscire. Va bene, ragazzi, abbiamo finito la reaction, noi ci vediamo prossima settimana, iscrivetevi, qua ci sono i nostri social e... Vogliamo fare dei piccoli siparietti in cui leggeremo i vostri commenti ovviamente più divertenti.